stavo dimenticando, posso fare anche un filmino io. Siamo sulla moto. No, che stai dicendo? Va tranquilla. Va tranquilla, va tranquilla. Come l'aereo. Come no? Quanto ci sta? La sto facendo in bianco e nero. Non ci vuole tanto. Va bene, in bianco e nero, dopo casomai la correggo elettronicamente. Stiamo salendo sull'Etna. Potete ammirare foretta terrorizzata. Poverina. Con la sua mano arpionata alla bacchetta. La ragazza cubo paranoica. Lalla, tranquilla, come al solito. Che se si rompe la cabina lei a me. Sto prendendo il filmino io, sto prendendo. Quindi sarà per sempre terrorizzata. Terrorizzatissima. Cioè io devo. Ma cos'è quello là? Sei bloccato? Butta la dieva! Marco, non fare il coglione con queste cose. Ma sei scemo, quella è stata morta. E chi doveva compiere? Forse non torneremo più a casa. È stata sicuro. Una bella esperienza. Sì, che è durata. Stiamo andando a raggiungere l'Etna, dove Poletta si butterà in cima al vulcano e diventerà una fenice. Vai la fenice. Io ho messo ora il colore. Hai messo colore. Prima ti vedeva troppo bianco. Com'è? Etna by night. Andiamo di qua. Madre! Bello. La lina. Io poi ho 30 euro per fare chi? Per farti un infarto. Ma vuoi mettere? Vuoi mettere? Vinciamo un infarto. Vai indietro, scatti la foto, poi ti resta una foto. Vai indietro e scatti l'altra foto. Capito? No, ma è il movimento, solo che. Dicevi, Poletta? Oddio, che cazzo me l'ha fatto fare? La strega di Blair mi sembra. La posso montare così a spezzoni. Ma quanto scemo c'è? Ancora? 100 metri. Però siamo in salita, quindi. Lo so che mi dovrei stare tranquilla. Ma dai, sto per le nuvole. Annuccia, sono belle d'acqua. Le nuvole belle d'acqua. Tipo il Monte Olimpo sembra. Ah, questo è un avvertito qua c'è. Minchia di alto qua sotto. Ma saranno centinaia di chilometri d'acqua. Da lei si vede una persona in basso. Sembra una formica. Marco, ora dopo fuori le onde, ok? Attenzione, qua c'è un'altra. Diciamo. Tac. Invece no, di qua c'è le foglioline nella sabbia, ragazzi, sembrano che sembrano vedere loro. Guarda queste qua pure, se foglie. Ma cazzo si chiama questo tipo di erba? Non ci portava, eh? Sì, però c'ho un nome particolare. Siamo quasi arrivati. Tranquillo, lavoro e tutto, siamo quasi arrivati. Non è successo quasi niente. Quello è l'impianto forse. Ah, quello è l'altro. Sì. Là sopra anche c'è. Noi siamo quasi arrivati. Mi sembra un po' del deserto. Sì, perché il paesaggio cambia. Siamo a 2500 metri quasi. Su un vulcano. La scena è più divertente, però. Guarda. Vedi la strada, vedi. È tipo un giro di giostra. E io subito me lo faccio giro di giostra. Peccato non si può fare tipo salire e scendere quanto cazzo si vuole. Sennò faceva altro giro. Cioè, una bomba già fatta. Altro giro, altro viaggio, altro giro, altro viaggio. Salve. Stiamo intervistando qua una ragazza in preda a una crisi di panico. Signorina, ma se dovesse cadere un aereo sopra, dentro questo skiff, lei penserebbe che è fortunata o meno? No, spero che muori tu. Ero piccolo allora, tu. Parliamo allora con Lalla, la ragazza che non si spaventa di niente e di nessuno. E
tipo la versione femminile di Chuck Norris. Vieni qua. Lalla Norris. Dai peli del suo naso nasce un pugno. Sotto sì. I suoi baffi, sotto il coso, sotto le sue pettine. Nasce un pugno. Dappertutto nasce un pugno. Possiamo vedere lo sguardo di Poletta all'arrivo. Diciamo 10-20 secondi e stiamo entrando alla stazione di arrivo. Come si chiama? Montagnola? Questo cratere? Cratere Montagnola? Sì. Stiamo arrivando al cratere Montagnola, dove che con solo 15 euro extra potremmo andare. No, devi guardare, sono attenti. Ah, ci sono i mezzi speciali a 15 euro a persona che ci portano fino al cratere. Ma prima ci facciamo la passeggiata e poi vi rimasono a spedire pure i soldi. Ci siamo persi in un deserto bianco. Siamo soli. Poletta si è mangiata una mano, Lalla e il piede di Poletta. Ciao! Siamo sull'Etna. Facciamo i video. Cioè. E io qua ci sono venuto, una volta con un mio amico a maggio. Esattamente il ponte è l'1 maggio quella volta, 3 giorni, a 2800 metri di altezza, il 30 aprile, incrociamo bufera di neve. Abbiamo fatto 1,5 km, vabbè, eravamo in 12, sotto la neve attaccati con la mano così, uno dietro l'altro, come si vedeva un cazzo. Autoctoni Omu Etna. Ma se tu sei giubbotto gli altri? No, sono fatto a me ci si parti. Ci ritagliamo. Segni di civiltà. Non presenti. Vogliamo. Si può vedere un palo, sarà il ritaggio di qualche antica civiltà. Ora stacchiamo perché il fiato incomincia a mancare, le forze ci lasciano, forse uno di due o tre morirà. Marco Campano. Passo e chiudo. Alla prossima. Salutatevi tanto al solito. LOL. Quinto giorno. Lalla e Paola stanno cercando una via di fuga attraverso la neve. Io le seguo da lontano. Perché viate da stradine del cazzo? Tutta la neve che incoceremo là sopra per tagliare. Ah, perché non si va mai fuori pista. Questa qua è una delle regole d'oro. Ormai sono in preda alle allucinazioni. Caduta. Lalla si è arresa. Ha deciso il posto dove vuole essere seppellita. È questo. Muovi, fai una foto che mi sta... Ormai Lalla ha le visioni. Non sono io lo Yeti. Lo Yeti ha preso Paola ieri. Paola è rimasta incinta di un uomo delle nevi. No, di un grigio. Un grigio, era grigio. Un grigio. Lalla ormai... Simba, il culo. Si dimostra che la mira di Lalla è sempre infallibile. In testa. Oh.
Lalla, giorno 10. Ieri ci siamo svegliati e ci siamo trovati trasportati, ragazzi, in questo posto. Vabbè, siamo profughi, dispersi, non abbiamo nulla da mangiare e beviamo neve. Abbiamo trovato un vecchio... Comunque pure a piedi si può fare la bella cosa, no? Ciao ciao. Noi abbiamo trovato una vecchia cartina del tesoro. Forse non è tanto distante la meta. No, noi siamo qui, dobbiamo arrivare noi qui. Noi siamo qui. Da qua a qua già siamo morti. Da qua a qua, da qua a qua siamo morti. Dobbiamo... Qua siamo 2009, qua non si ci arriva. Qua non si ci arriva, qua siamo quasi al cratere centrale. Ma se te lo tratteggia come mappa, sia così che così. Sì, ma dobbiamo vedere se ce lo fanno fare. Sentiero? Sì. Ok, vabbè, c'è sentiero, ma non è detto in base alla pericolosità. Ogni tanto li chiudono i sentieri. Dobbiamo vedere se... Abbiamo trovato una fumera. Torre del filosofo, 2900 metri sul livello del mare. E ancora il viaggio che ci apprestiamo a compiere è difficile, lungo e impervio. Siamo sopra diversi strati di nuvole. Quel puntino arancione, no arancione, quello è? Bordeaux, vinaccia. Là! Lì! Zoomiamo. Zoomata. Tornare zoom indietro. Spero che un giorno troverete questo mio documentario degli ultimi giorni su questa terra. Per ora passo e chiudo. Giorno 13. Ormai il freddo è entrato attraverso le nostre ossa. Io ho perso un dito della mano, Lalla ha perso la lingua, non parla più, Paoletta ha perso la pazienza. Ognuno perde qualcosa. Non perdiamo mai. Ancora a me non mi hanno perso, ma forse Lalla la perderemo. La perderemo Lalla. La sarà sacrificata al dio Vulcano sulla sommità del cratere, ma ancora non lo sa, non glielo dite. Qua c'è meno vento. La stanchezza è donna. Non so se torno. Tipo distrutta Lalla, lo sguardo di Satana. L'ultimo panino da dividerci in tre. Tu ti mangi un po'? No, l'ultimo panino da dividerci.
io ho fame. È 1:30. Lalla, con un gesto disperato, cerca di mangiare l'ultima risorsa di cibo. Moletta guarda che cagnesco e gli prende un pezzo di pane. Mangiate, mangiate, ingrassatevi tutte e dopo verranno congelate tipo mammut siberiani. Giorno 15. Ci siamo ormai dispersi in questo sentiero. Le temperature incominciano a calare vorticosamente. L'unica nostra speranza è nella guida di Lalla. Ieri ho avuto una visione in cui si vedeva avvolta in una sauna. Ci guida questo, la speranza. Ormai Paola cammina senza più speranza. La speranza, la speranza. Giorno 16. I miei sospetti si sono realizzati. Paola è morta ieri, travolta da una valanga. Solo Lalla riesce a sopravvivere in queste condizioni impervie. Saliamo attraverso una montagna di ghiaccio. Fin dove ci porterà? Non so. Lalla è ancora più sopra, tipo Messner. Verissima, lisissima, purissima. Passo e chiudo. Il meteorite è caduto in questo punto. La dottoressa Lalla ora è sarà pezzi di campione. Mio Dio, Lalla! Perché? Mi pare queste cose già pubblicate. La dottoressa Lalla ha trovato ora io come capo spedizione del primo viaggio di un uomo con due donne sull'Etna faccio un minuto di silenzio per ricordare Paola, coraggiosa esploratrice che due giorni per salvarci da lei che c'è il fumo per salvarsi da una valanga ha sacrificato la sua vita. Paola, il tuo ricordo resterà per sempre nei nostri cuori e anche la coscia che ti abbiamo tagliato e mangiato in questi giorni rimarrà anch'essa nei nostri cuori. Lallina, saluto. Saluto. Marco, saluto. Ciao. Ah, vero, scusa. Mi fa notare Lalla che io per l'età scientifica a volte dimentico il silenzio. Pa-pa-ra-pa!
Valla è rimasta impiccicata e forse anche lei la perderemo. Ma Lalla è dura a morire. Dimentichiamoci che è la nipote da parte di madre di Chuck Norris. Quando Lalla sorride non ha denti, ma pugni che applaudono. E ora la discesa. Laura va spedita. No, sto andando, documentario. La spedita verso l'uscita. Io la seguo, se no morirò da solo. Ma te è bello? Qua maremma! Non ti girare, Paola! Non ti girare! Girati! Ciao, sono Marco! Stiamo scendendo! Non ti c'è un cavo, ti fai via qua, sminchiatello! Dove? Io il cavo sminchiato abbiamo pure! Per fortuna non c'è vento, se non c'è freddo. Poi se c'è un'ora e mezzo, 10 minuti arrivo subito a cosa. Io i fotogrammi. Fai sopra lo scherzo. E ha filmato. Non si vede. Vai sul mare con questo qua. Verso là. Ah, non c'è la pennina? Ciao, Lalla. Hai fatto il caterino? Sì. Dove ci vuoi andare pure a piedi? Perché se vedi che c'è la strada, c'è il posteggio, e dove si può salire? Bello, non si faccio muore, fa la faccia, poi è più. Mentre quello là per lo scrif è più corto. Poi c'è anche quella là che sta più sopra. Peccato quella forse non funziona, forse funziona tanto quando ci sono stagioni invernali, diciamo.